Diario di bordo. 2019. L'ultima stagione di Game of Thrones è appena conclusa. Non l'ho vista, ma molti dicono che faccia cagare. La storia che ti sto per raccontare è una storia di battaglie infantili tra me e canale di discussioni online di Game of Thrones. Ammetto di essere stato molto annoiato, ma non potevo accettare che la gente facesse live di discussioni online senza di me. Quindi andai all'attacco. Attenzione, le immagini sono molto estreme. L'avrei fatta durare di più comunque. Game of Thrones è gay! ecco che voleva dire. ma intende il programma proprio le persone che lo guardano? Non lo sapremo mai. Con l'HBO non lo sapremo mai. E il primo attacco fu un successo. Ho reso fiero il mio distretto, ma non c'era tempo da perdere perché dovevo ritornare all'attacco il prima possibile. Queste live vanno più velocemente del pane caldo dal panettiere, quindi andai con il mio secondo attacco micidiale. Stavolta c'erano nuove vittime. Questa puntata che dà fuoco alle navi, cioè lì i draghi erano già fatti da Dio. Visto? Ve l'avevo detto, Game of Thrones è gay. Lo sapevo. E anch'esso fu un successo. Ah, anch'esso è successo, fa rima. Mamma mia, lui sta nel canale che abbiamo congiunto, Nerd Jungle, noi dove siamo in otto. E abbiamo invitato un po' tutti quelli che abbiamo conosciuto e che ci sono piaciuti. Non segue Game of Thrones, però siccome sta nel posto come lui entra e dice queste cazzate ogni tanto, un po' un disturbatore. C'è una parte dell'1% dell'umanità che non segue Game of Thrones. Esatto. Oh mio Dio. Ma stavolta la faccenda si faceva più difficile. Quando hanno messo i link nel gruppo, li hanno sommersi con maree di messaggi. Erano quasi introvabili. Dannazione. Sono riusciti a sfuggirmi più volte, ma non sapevano che sarei ritornato. E stavolta, per l'ultima volta. Quando c'è una cosa molto bella, uno passa sopra più facilmente a determinate cose. Esatto. Poi, ciao Davis, guarda. Chiamo stronzo e gay. Allora, scena 2. Questa volta sono stato bannato, ma è missione compiuta! Ancora una volta ho vinto facendomi onore sia a me che alla mia patria. Ero finalmente meno annoiato. Game of Thrones comunque non è gay. Una serie non può essere gay. E adesso devo far riferimento a Game of Thrones oppure qualcuno potrebbe chiamarmi omofobo. Dopo l'inverno, alla fine, c'è sempre l'arcobaleno. No? Dai, è carina! Ciao Davis! Ciao Davis! Grande! Ma hai visto Game of Thrones, Davis? Ho mia madre in camera, quindi mi sono dovuto mutare. Ehi, Davis, ma tu lo vedi Game of Thrones? È sparito. È sparito. Non cucinare così. Secondo me era